Il CUS Palermo riceve l'Atletico Monreale per proseguire la sua corsa alla caccia dello Sporting Alcamo, che comanda la classifica del campionato di Serie C1 Girone A. Partita non semplice contro una squadra a caccia di punti importanti per cercare di avvicinarsi al treno che porta alla salvezza. Iniziamo con le nostre immagini partendo dal primo tempo con questo attacco molto ben assestato dal CUS Palermo con la palla messa dentro. Comandatore non riesce a impattare con la sfera, poi Miranda dall'altra parte, ancora Comandatore fermato dall'uscita di Toni Costanzo. Occhio dall'altra parte all'Atletico Monreale che viene però stoppato subito. Allora c'è l'avanzata con l'uscita di Costanzo sui piedi di Romano, ancora Romano che ci prova, non riesce a trovare il bersaglio, ancora Cus che attacca con Giannola che però viene fermato. Allora prova a ripartire con lo giudice l'Atletico Monreale, palla per Anitra, fermato in uscita Dalo Piparo. Dall'altra parte calcio di punizione per il Cus con Miranda che la tocca per Lucchese, non riesce il tapin a Giannola, ma ancora attacca la squadra giallonera con Lucchese che dribbla molto bene Costanzo, la palla rimane lì. Poi alla fine recupera l'Atletico con Sanso che salta un avversario, si presenta davanti allo Piparo, sbilanciato forse da Lucchese, ma la palla viene brancata dallo Piparo. Insiste il Cus con Lucchese che porta a spasso lupo, la palla poi giocata in avanti per il colpo di testa addirittura di Boccina, bravissimo Toni Costanzo a respingere. Poi ancora Cus Palermo con Lucchese che cerca di seminare il panico, riesce a saltare un avversario, si presenta davanti a Costanzo che rimane in piedi e gli stoppa la conclusione Mancina. Poi Giannola riceve, finta, scambio con Comandatore, conclusione straordinario Toni Costanzo, ma l'azione non è finita perché attacca il Atletico Monreale con Max Pasta che con una botta secca di destro batte lo Piparo e esulta con la mano all'orecchio e porta in vantaggio l'Atletico Monreale. A sorpresa la squadra biancorossa sblocca il risultato, poi cerca con questa azione di insistere in attacco con l'uscita palla al piede portata da Anitra, il servizio lungo linea con il palo colpito da Macaluso, palla dello 0-2 addirittura, ma poi dall'altra parte il Cus di scatena con Comandatore, il servizio dentro a cercare Romano il quale non riesce a servire il compagno, a calciare verso la porta. Poi Macaluso con il rinvio lungo di Costanzo proprio a cercare questa volta lo giudice che calcia, si fa devere il tiro dall'altra parte. Miranda insiste, Giannola con l'esterno prende il giro sbagliato e palla che si perde fuori. Ancora la squadra di Rizzo che insiste con questo batti ribatti sulla linea di porta, non arriva il tapin di Miranda, palla che si perde fuori. Tantissime occasioni di questo genere per la squadra giallonera che attacca ancora sulla banda sinistra, questa volta Giannola impatta ma non trova la porta. Con le immagini siamo al secondo tempo, Giannola riesce a segnare finalmente il gol dell'1-1, si sblocca il CUS Palermo in fase offensiva e chi se non il giocatore forse più rappresentativo, più esperto della squadra di Salvo Rizzo che insiste ancora con il suo numero 11 il quale spara col destro, palla fuori. Proseguiamo con le immagini riprese dal nostro Andrea Germano con questo attacco con lo giudice che serve lungo linea e per poco non trova il gol a Nitra, ma ancora lo giudice per l'Atletico, partita che non si ferma mai e lo giudice trova la deviazione sfortunatissima da parte di Lucchese. 1-2, torna clamorosamente in vantaggio l'Atletico Monreale che poi torna ad alzare le barricate con Giannola che attacca per il CUS Palermo, la palla larga per Maniscalco che cerca la botta, la palla finisce sopra la traversa. Ancora la squadra di Salvo Rizzo attaccare a testa bassa alla ricerca della rete del pari, qui Giannola si mette in proprio, calcia ma c'è il piedone di Toni Costanzo, parata straordinaria la sua. Poi però all'improvviso l'Atletico si scopre e Lucchese, chi se non lui, per pareggiare la partita. Il gol del 2-2, vuole subito rimettersi a centrocampo, vuole subito riprendere il gioco, l'ex Real Termini che pareggia, gol pesantissimo il suo. Poi cerca l'effetto sorpresa l'Atletico Monreale con Sanso che scambia con Macaluso, la palla ancora per il numero 7 che si presenta davanti allo Piparo, conclusione sul fondo, ancora il numero 7 che cerca la fuga in velocità, viene fermato in qualche modo. Allora sfera per Romano che si apparecchia la conclusione, Costanzo ancora col piede a dire di no. Poi Cus che torna ad attaccare, che sbaglia però con Miranda, allora Sanso si invola velocissimo, palla fuori di nulla sulla
Stoccata di destro di Enrico Sanzo, ancora Atletico che ci prova. C'è la voragine per lo giudice che non riesce a segnare. Questo rischia di essere un errore pesantissimo sull'economia della partita. Dall'altra parte Lucchese col destro, piede meno forte, palla che si perde fuori, ma attenzione a questa azione con Lucchese che si libera di Sanzo. La palla giocata ancora all'indietro, il servizio a destra per Gianola che guarda la porta, la mira, bacio al palo interno, gol del 3-2, strepitoso il gol del solito Nicola Gianola, 3-2 per il Cus, che poi si deve difendere, anche se qui riesce a recuperare una bella palla con Lucchese e va il costo costo del numero 4 che si invola. Ancora Lucchese, la palla poi dentro su Giannola che non riesce clamorosamente a ribadire, ma attenzione a questa azione, tiro libero Atletico Monreale con il quinto di movimento, parte il fischio e parte la conclusione, ma Macaluso se lo divora. E questa l'azione con cui si conclude la partita, vince soffrendo il Cus Palermo che rimane in contatto con la vetta. Da Sportisili per il momento è tutto. Alla prossima!